Ora parliamo di un argomento che abbiamo già affrontato, ma adesso, insomma, durante le feste di Natale, di Capodanno, diventa ancora più doloroso. Parliamo, cioè, di figli separati dai genitori. Proprio adesso, la festa della famiglia, tutti quelli di noi che hanno potuto, hanno trascorso queste feste assieme ai loro figli, grandi o piccoli che siano. L'idea che ci sia un papà, fra gli altri, perché insomma sono tante le storie, un papà che non riesce a stare in contatto con le sue bimbe. Lui ha due gemelline che hanno 2 anni adesso, quindi pensate proprio che creature bisognose di tutto, di affetto, di formazione, di vicinanza. Perché il Tribunale dei Minori ha affidato queste piccole non al padre, alla madre, cioè, no, le ha tolte a tutti e due e le ha date ad un centro di accoglienza. Ora, questo papà sostiene che non ci sono motivi, però lo dice lui, poi vedremo di capire meglio, per questa decisione. E ha tentato in tutti i modi di far valere le sue ragioni di padre e fra l'altro si è anche incatenato davanti al tribunale per parecchio tempo, per attirare l'attenzione sul suo caso. Io ve lo presento, è il signor Saverio Sarcina. Buongiorno signor Saverio. Buongiorno. Accanto al signor Sarcina c'è un altro ospite che ci potrà dare qualche spiegazione, perché è un esperto, è il sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori, per i minori di Roma, il dottor Fulvio Filocamo. Buongiorno. Dottor Filocamo. Buongiorno. Allora, prima di parlare con i nostri ospiti, però, per capire, come spesso facciamo, un po' l'estensione del fenomeno, l'importanza di questo fenomeno, vediamo assieme una breve scheda filmata realizzata da Marco Marzano, che parla proprio di questo problema. Tutelare i minori a ogni costo, anche tenendoli lontani dai genitori, o favorire comunque la crescita dei ragazzi all'interno delle loro famiglie. Un interrogativo che sempre più spesso si pongono i giudici dei tribunali dei minori, costretti a decidere su segnalazione dei servizi sociali della sorte dei figli di famiglie con diverse problematiche. E in molti casi purtroppo prevale la scelta di allontanare il minore dal padre e dalla madre. Solo in Italia sono 34.000 i casi di sottrazione dei figli da parte dei tribunali. Alcune volte l'allontanamento è successivo ai continui litigi in casa o a divorzi, separazioni e a maltrattamenti. Altre invece deriva dalla presunta incapacità genitoriale di uno solo o di entrambi. Altre ancora è successivo a segnalazioni di conoscenti che, con l'aiuto ancora una volta dei servizi sociali, denunciano eventuali superficialità di padri e madri. È un fenomeno ormai sempre più frequente, tanto da aver favorito la nascita su tutto il territorio nazionale di diverse associazioni dalla parte dei genitori. Quindi un problema non da poco, e un problema sul quale ci siamo soffermati più di una volta con interesse, insomma, ne parliamo con molta passione, perché al centro di questo problema ci sono dei bambini, ci sono creature quindi indifese e che sono le istituzioni che devono difendere. Spesso queste decisioni vengono prese per difenderli ai bambini, insomma, non è che vengono fatte contro di loro. A volte però i genitori non si capacitano di queste decisioni, come nel caso di Saverio, che non riesce a capire quello che è successo, anche perché non c'è una conflittualità. A volte queste decisioni, i tribunali li prendono, no, di togliere i figli ai genitori perché i genitori litigano, perché i genitori sono tossicodipendenti, perché i genitori sono in prigione, per motivi di questo tipo. Nel vostro caso niente di tutto ciò, cioè lei e la sua compagna andavate d'accordo, non avevate problemi, tranne un problema di depressione, diciamo, che ha colpito proprio la sua compagna dopo il parto, è vero? Sì, infatti viene emesso un provvedimento da parte del Tribunale per i minori di Bari a seguito di una relazione redatta dai servizi sociali del comune di Trinitapoli per una depressione reattiva a seguito di un parto gemellare. Sono quelle depressioni postpartum, sì, di cui ogni tanto sentiamo parlare, che non vanno sottovalutate, fra l'altro. Certo, ovvero veniva evidenziato come da questa relazione l'incapacità
della madre di prendersi adeguatamente cura delle mie figlie, per uno stato di disagio dovuta ad una elevata conflittualità, affermando anche falsamente i servizi sociali che io tenevo segregata la mia compagna in casa. Lei no, la sua compagna non ha mai denunciato nulla di tutto ciò. Sì, infatti io non ho mai subito una denuncia penale da parte di nessuno. Mai è stata e decaduta la nostra patria potestà genitoriale, sia del sottoscritto padre che della mamma. Mai alcun provvedimento fino ad oggi parla mai di carenze di cure morali o materiali nei confronti delle minori. Quindi il fatto che la sua compagna sia stata colpita da questa depressione, allora, sicuramente un fatto doloroso, sì, che è stata anche ricoverata in ospedale, sì, cioè, se non sbaglio. Però succede, no? In quante certo, coppie in qualsiasi famiglia. I figli restano col padre, cioè, finché la mamma non guarisce. Invece in questo caso il tribunale ha detto no, con lei non possono restare. Ok, in questo caso si è scelta una decisione senza prove, peraltro oggettive, da parte dell'assistente sociale, con appunto questa relazione fatta al Tribunale per i minori, a seguito anche di un ricovero volontario, mi spiego, rientro a casa e trovo la mia compagna in uno stato dormente sul letto, io contatto immediatamente il 118 e viene ricoverata presso l'ospedale. Procedono a un ricovero volontario, le bimbe restano con me, poi stranamente vengono affidati ai nonni materni, per poi subito dopo emettere coattamente, vengono prelevate le mie figlie dai nonni, unitamente alla genitrice, portate in caserma. Io vengo in prima istanza chiamato telefonicamente dai carabinieri di Trinitapoli, poi mi raggiunge una pattuglia presso la mia abitazione dove mi invita a recarmi in caserma per salutare ultimamente le mie figlie. Quindi parlo del lontano, ecco, 23 settembre. Questo provvedimento sarà spiegato, anche ecco. Evidenziato il perché. Veniva evidenziato per una presunta, una conflittualità, dicendo che io, la mia compagna, oltre a questo, vivesse segregata in casa. Questo è stato il motivo scatenante per collocare coattamente le mie figlie in strutture, in istituti, case famiglie, dove poi successivamente sono state contese e sballottate da strutture. Quindi sono state date a delle strutture di accoglienza. Delle strutture pubbliche, sì, di accoglienza. Ecco, ma sua moglie, sua compagna, insomma, è stata ascoltata dai carabinieri, sarà stata ascoltata anche dai servizi sociali. Lei ha mai confermato questa segregazione, questi maltrattamenti? Se lei è la prima a dire non è vero, mi pare strano, insomma. Ecco, io mi chiedo, se mai avesse confermato, perché non si è ritenuto opportuno sporgere denuncia, se parliamo di violenza endofamiliare, a cui il Comune, dietro sembrerebbe che si nasconde un business, il Comune paga la retta a queste strutture. Le dico di più, dopo due mesi mi hanno permesso di vedere le mie figlie in una scuola materna, in presenza di polizia, in divisa armata, in presenza di operatori sociali, psicologi, responsabili della struttura dove provvisoriamente erano collocate,
Le bambine le vidi in uno stato terrorizzate, chiamate monelle, allontanatele dal padre, appunto in questo incontro protetto nelle prime fasi non autorizzato da nessuno, e poi subito dopo staccate di nuovo violentemente da me e il sottoscritto con un'altra persona, condotto fino all'uscio di Brindisi, perché voglio ricordare. Quindi quanto le poteva vedere in quel periodo? Per un'ora a settimana. Una volta a settimana? Una volta per un'ora, stabilito questo però incontro. Adesso c'è stata una cosa, cioè per le feste allora, c'è stato un periodo maggiore, se non sì, sbaglio. Sì, no? Allora, io dopo una sequela di memorie, istanze, denunce, ricorsi, e anche atti proteste, dimostrativi. Atti dimostrativi fino ad accorate interpellanze parlamentari. Si prospetta una nuova interpellanza parlamentare se la situazione veramente non arriva a una conclusione di rientro definitivo delle bambine. Io appunto, come lei ricordava, mi sono incatenato dal 12 settembre sotto al Tribunale per i minori di Bari, invocando non solo il diritto alla mia genitorialità, ma il diritto anche delle minori di crescere in un ambiente familiare, non in istituti, case, famiglie. Quindi il 29 poi è stata fissata un'udienza dove, così come rappresentato anche dal Presidente del Tribunale per i minori, e come da impegni da parte degli operatori servizi sociali, avrebbero dovuto depositare entro il 15 dicembre un progetto di sostegno o un elaborato alla genitorialità, cosa che non è stato fatto. Non è stato ancora fatto. Perché si prevedeva che entro prima delle festività natalizie le bambine avrebbero dovuto emettere al tribunale interessato un provvedimento definitivo di rientro delle minori. Però questo non è stato possibile. Beh, speriamo che succeda. Io intanto volevo chiedere però al dottor Filocamo, che non è coinvolto nel caso in questione, premettiamolo, lui è qui in veste di esperto in quanto lavora al Tribunale dei Minori e quindi conosce le leggi. Intanto una cosa che ha detto Saverio di passaggio, lui ha detto io non ho mai maltrattato mia moglie, non ho mai segregato, ma se lei avesse detto questa cosa o ai servizi sociali o ai carabinieri eccetera, qualcuno mi avrebbe dovuto denunciare, sarebbe dovuta scattare una denuncia nei miei confronti se mia moglie avesse detto che la maltrattavo. Non è scattata nessuna denuncia, quindi o qualcuno non ha fatto il suo lavoro o non è vero. Questa è una bella domanda, perché è piuttosto complesso il meccanismo. Al momento in cui la signora denuncia una situazione del genere, viene comunque rilevata una depressione postpartum, io credo che bene abbiano fatto i servizi sociali, che operano comunque come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio a seconda di diverse figure professionali, a tenere un periodo di osservazione per vedere se la denuncia, così la notizia è reato, fondata, esattamente, o no. Perché sappiamo che anche le persone in quella fase possono... Altrimenti in tutti i casi cose, di diciamo, separazione o di litigi intrafamiliari dovrebbe scattare una denuncia per maltrattamenti, perché a volte sappiamo che nei momenti di maggiore conflittualità si va un po' oltre con le parole. Per cui io credo che l'assenza attuale di una notizia di reato possa essere così giustificata. Quindi diciamo che... che cosa avrà portato all'allontanamento delle bambine? Basta il fatto che la mamma stia in ospedale? No, vabbè, questo come diceva lei, ci sarà una motivazione. Serve qualcos'altro. I provvedimenti giudiziari sono sempre motivati e su quella motivazione poi è possibile far valere le proprie ragioni. Quindi è possibile impugnarli, reclamarli o chiederne la modifica, anche quando nelle procedure di questo tipo vengono dichiarati definitivi. Non c'è mai un provvedimento definitivo in materia familiare, è sempre allo stato degli atti, è sempre modificabile con il modificarsi della situazione. Certo, perché la situazione stessa appunto può evolversi in un modo o nell'altro. Ma cosa che Saverio ha fatto, perché Saverio ha continuato a chiedere che questo provvedimento venisse rivisto, qualche cosa ha anche ottenuto però.
Sì, ho ottenuto il rientro per queste festività natalizie, per Messini, per le mie figlie e a Contentini, per noi genitori spacciati per benevolenza. Nei giorni prestabiliti io posso incontrare le mie figlie, ovvero l'ultimo giorno sarà il 6 gennaio, per poi fare rientro presso questa struttura, che fra parentesi... E quindi si riallontaneranno da certo, lei. Allontanandosi di nuovo dal nucleo familiare, perché senza una motivazione, senza alcun prova oggettiva, sono facilmente si tolgono oggi i figli alle famiglie. A mio avviso le bambine hanno necessità di stare nel proprio nucleo familiare, siamo costretti noi genitori ad elemosinare, addirittura nonostante è stata presentata anche un'istanza di affido condiviso, congiunto, nel mese di ottobre, nell'interesse delle bambine, ad elemosinare i nostri rapporti con le nostre figlie, il loro rientro definitivo presso le nostre abitazioni. Il Tribunale, l'ha detto, ce l'ha ricordato anche il dottor Filocamo, continuerà a esaminare la situazione, non è che c'è una sentenza appunto definitiva che poi non viene più toccata. Sappiamo poi che queste decisioni vengono prese sempre nell'interesse dei minori, anche se questo non coincide a volte con l'interesse dei genitori, quando c'è il dubbio che ci sia un disagio di qualunque tipo, da quello sociale, economico, alla violenza domestica, a qualunque tipo di disagio, ben fa il Tribunale dei minori intanto a dire fermiamo un attimo, vediamo, esaminiamo, però poi vanno esaminate senza prova. Queste cose vanno analizzate alla luce delle prove se ci sono e vanno prese delle decisioni ponderate, cosa che io mi auguro facciano anche nel suo caso, perché l'interesse dei bambini è sempre quello prioritario. Io intanto si goda le bambine, poi speriamo che dopo, ma sua moglie è guarita o no? No, sì. La mia compagna vive una vita molto normale. Ma siete insieme o no? Ci vediamo, abbiamo dei rapporti collaborativi. Guarda, dottor Magalli, si separano i genitori, sì, non si separano i figli dei genitori. No, era per sapere se si era ricreato un ambiente familiare, sì, un po' avrebbe aiutato. Auguri Saverio a lei e alle sue bambine, soprattutto grazie al dottor Fulvio Filocamo. Grazie a voi. Velocemente la linea va al TG2, ci vediamo domani.